Bene, ieri l'incontro con Bertolaso, la visita a diversi impianti dove poter promuovere questo progetto 100 per i 100 posti letto di terapia intensiva necessari alla nostra regione per superare il picco che arriverà fra una decina di giorni. E oggi la notizia della positività di Guido Bertolaso. Ci siamo sentiti e il messaggio è il progetto va avanti, continuiamo a lavorarci, i tecnici continuano a analizzare quelli che sono schemi, progetti. E continuiamo a chiedere agli imprenditori quel contributo indispensabile, non perché la regione non abbia i fondi propri, ma per poter correre serve un'iniziativa di natura privata. Oggi i primi contatti, direi positivi, e tante anche persone che hanno voluto dare un loro contributo. Io sono a casa mia, in quarantena, ma questo non mi impedisce di lavorare, anzi, continuerò da qui il grande impegno che tutti si aspettano e che è necessario per un momento come questo. Quindi grandi iniziative quotidiane, attenzione nei confronti di quello che accade attorno a noi, il lavoro a favore di chi ha più bisogno, l'impegno di ognuno nel limitare il contagio. Anche la quarantena è uno strumento per fare questo. Quindi continuiamo a lavorare con grande impegno e non ci ferma certo una quarantena.